Con la puntata Presente e futuro del Covid si è concluso ieri il ciclo di questa stagione di Pronto Medicina Facile, la trasmissione curata e condotta da Paolo Castignani in collaborazione con Gigliola Edmondo. Ospiti in studio il professore Giustino Parruti, direttore dell'unità operativa complessa di malattie infettive dell'ospedale di Pescara, e il dottore Rossano Di Luzio, direttore dell'unità operativa complessa organizzazione e cure territoriali della ASL di Pescara, hanno affrontato i temi legati all'andamento della pandemia, partendo dall'aumento dei casi e dei ricoveri di questi giorni e approfondendo tutti gli aspetti riguardanti le cure, i vaccini e il long covid. Quante dosi avete complessivamente somministrato come ASL di Pescara a dottor Di Luzio, e soprattutto la cosa più importante, qual è stata l'efficacia dei vaccini sul territorio di competenza? I primi mesi, dove c'è un andamento abbastanza scarso di vaccini, era dovuto al fatto che i vaccini non arrivavano, ne arrivavano veramente pochi. Siamo arrivati a picchi di 90.000 o anche a gennaio di quest'anno di oltre 103.000 vaccinazioni, e per capire qual era l'importanza di questa grossa, enorme attività di sanità pubblica, mediamente in era pre-Covid l'ASL di Pescara faceva 60.000 vaccini l'anno. Noi siamo arrivati a farne oltre 100.000 in un mese. Nei mesi di aprile e maggio del primo anno, cioè nel 2020 e nel 2021, la percentuale di casi di positività e decessi era del circa 2%. Adesso, nonostante il forte numero di soggetti positivi, i decessi sono all'incirca del 2 per mille, quindi si sono ridotti di circa 10 volte. Picco di queste impennate di contagi fine luglio? Ma penso di sì, temo di sì, sì. Quindi sarà ancora un mese di sofferenza. Non vedo, cioè, il numero dei suscettibili è tale, il ricorso alla vaccinazione, come avete visto purtroppo in questo momento, certo, è praticamente fermo, per cui la vaccinazione terza dose invecchia in tanti, si avanti così. Mascherina sì, mascherina no, si sta parlando, probabilmente verrà prorogata almeno al chiuso negli uffici e nei luoghi di lavoro fino al 31 ottobre. Assolutamente d'accordo. Negli ambienti di cronica e protratta esposizione, in cui più persone devono convivere per molte ore al giorno provenendo da ambiti diversi, è assolutamente razionale evitare di continuare a esporsi al Covid. È finita l'epoca delle coercizioni, inizia l'epoca della responsabilità. Ognuno di noi deve avere il buon senso di proteggersi tutte le volte che è possibile per evitare una riesposizione a un virus che non è delicato. Quarta dose, confermiamo Pfizer e Moderna, conviene aspettare i nuovi vaccini, saranno efficaci con la moltiplicazione delle varianti del virus? Non vale la pena aspettare. Chiunque oggi abbia questa possibilità, secondo me, la deve fare, perché altrimenti aumenteremo il rischio, piccolo ma non trascurabile, di avere ricoveri per polmonite e qualche problema. Per quanto riguarda il prossimo autunno, tutta l'offerta vaccinale di nuove possibilità che giungerà rinforzerà il nostro armamentario, ma oggi ce l'abbiamo, non ha senso attendere. Volevo solo aggiungere l'importanza della mascherina. Andiamo verso l'estate, concerti, assembramenti, utilizziamo anche all'aperto laddove c'è la necessità di utilizzare. Qualcuno ha detto che dobbiamo utilizzare la mascherina così come utilizziamo gli occhiali da sole. Quando c'è necessità, si usa.